Alice in audizione alla Commissione Trasporti della Camera per la legge quadro sugli interporti, la normativa per la sicurezza, digitalizzazione e sostenibilità della filiera attesa da 30 anni. Missione in Cina del presidente dell'ICS Emanuele Grimaldi, incontrati a Shanghai i vertici della CSA, focus su decarbonizzazione e reclutamento dei marittimi. Varato il primo DEF del governo Meloni, 3 miliardi destinati al taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi. La Premier, una linea di credibilità e crescita. Banca Italia, a febbraio i tassi dei nuovi mutui crescono al 4,12%, più 1,1% su base tendenziale, per i prestiti nel settore privato, depositi diminuiti del 2,4%. Oggi 171° anniversario della polizia e cyberattacchi, nuovo fronte del crimine. 14.000 incursioni bloccate, il 125% in più dello scorso anno. Le PMI le più colpite.